Finalmente abbiamo oggi Mister Riga e il leader della squadra, Mister Vitaliano. Mister, questa partita un po' sfortunata, ci dica la sua. Allora, intanto devo dire che è stata veramente una bella partita giocata con grande intensità da tutte e due le squadre. Abbiamo avuto un avvio non proprio dei migliori, abbiamo preso due gol su due nostri errori. Però poi la squadra ha dimostrato di metterci cuore, carattere e ci ha messo veramente tutto e abbiamo avuto la possibilità per ben due volte di vincere la partita, una clamorosa all'ultimo minuto. Quindi io credo che se ai punti dovremmo avere qualcosa in più. Quindi intanto voglio fare un elogio al capitano, nonché collaboratore per quando io non sono sempre in campo negli allenamenti e quando c'è qualcuno che delega, perché mando qualcuno che è un mio collaboratore, nessuno dovrebbe dire niente. Mi riferisco, visto che non ho avuto la possibilità nemmeno di dirlo in diretta a Telesoverato, mi riferisco a Raffaele Pilato, che senza che io fossi nella trasmissione è stato abbastanza, come dire, ineducato quantomeno, perché gli assenti non si nominano. Comunque, se ha qualcosa da dire a me personalmente, sappi che l'allenatore della Bussolavis è il signor Riga Pasquale, però può avvalersi, soprattutto magari anche durante le interviste e anche in campo, perché non è che da solo si può fare sempre tutto, di collaboratori validi. Enzo Vitaliano, che probabilmente certamente si dovrà prendere il cartellino, ma lo prenderà perché ha tutte le caratteristiche per poterlo fare, è il mio delegato in campo, è la persona più di fiducia che io possa avere. Per tornare alla partita, ripeto, un punto che alla fine può stare bene per come è andata la partita, per come è cominciata soprattutto, per come è finita poi, soprattutto alla fine, forse i tre punti ci avrebbero fatto veramente molto comodo. Mister Vitaliano, leader della squadra, il capitano, tu le tue considerazioni, abbiamo sbagliato, i compagni che hanno fatto? Troppi sbagli sotto porta? Sì, purtroppo non siamo stati cinici sotto porta, pecchiamo di questo perché anche sono già da due mesi che non si vengono ad allenare, quindi siamo sempre tre o quattro persone ad allenarci, tra cui i vecchietti. Io adesso compio 43 anni, non mi posso sacrificare più per la squadra al posto dei ragazzi, quindi sono loro che dovrebbero dare una mano a noi. Purtroppo così non è, quindi dobbiamo sopperire e prenderla come viene. Diamo la parola al direttore sportivo del San Pietro Apostolo, che ci dà le sue considerazioni di questa partita. Strappato un punto, anche se all'ultimo abbiamo visto che ci poteva stare anche la vittoria della SD Bussolavis. Cosa ne pensa di questa partita? Per come è andata la partita, soprattutto nel primo tempo, con i primi 21 minuti 2-0 per noi, poi purtroppo tante occasioni sciupate per la nostra compagine, perché credo che mi consenta che se nel primo tempo finiva la partita 4-0 non c'era nulla da dire. Siete stati fortunati a trovare il gol del 2-1 alla fine del primo tempo e dopo occasioni mangiate sempre dalla nostra compagine, il vostro 2-2 è arrivato per un nostro autogol negli ultimi 6 minuti. Chiaramente poi il pallone è rotondo e chiaramente sì, avete avuto due occasioni nitide da gol per poter vincere addirittura voi la partita. Per noi è un pareggio che ci può stare o che vi mette in difficoltà? Per noi sono due punti persi. Per noi sono due punti persi, visto anche l'Euro Girifalco e Real Mortilla che hanno pareggiato 2-2, e con la vittoria di oggi andavamo nella seconda piazza della classifica. Il Pianopolo ormai si allontana a meno 10 punti dal quarto posto, e salvo cataclismi nel girone di ritorno, il Pianopolo ormai ha già conquistato il campionato di seconda categoria della stagione 16-17.